due set persi malamente per me è veramente molto difficile. Cosa voglio dire? Voglio dire che questa è stata costruita una squadra molto aggressiva, è stata costruita una squadra che tecnicamente deve essere superiore alle altre. Parlo di tecnica, non parlo chiaramente di fisicità, in quanto si è visto benissimo la differenza in campo fra noi e quel di Piacenza. Quel di Piacenza qui come fisicità ce n'è e ci sovrastano, mentre noi, essendo piccolini, abbiamo delle caratteristiche di gioco che dovremmo sviluppare, gioco molto veloce con super, fast, pipe molto veloce. Lo abbiamo fatto nel primo parziale, nel secondo e nel terzo, effettivamente anche a danno di una non buona ricezione, la nostra palleggiatrice non è stata in grado di poter sviluppare questo tipo di gioco. Di conseguenza, palla alta, palla scontata, con muro dalla parte loro molto alto piazzato, per noi è stato veramente difficile passare. Questo in poche parole. In casa siamo molto più aggressivi, abbiamo i nostri punti di riferimento, abbiamo il nostro calore del pubblico che ci aiuta tantissimo e in casa vendiamo cara la pelle con chiunque. Automatico per me è come affrontare il Piacenza e come affrontare qualsiasi altra squadra. Non ci sono squadre su cui potersi rilassare, sono tre punti come questi di Piacenza, valgono tantissimo. Certo, dobbiamo cercare di ottenere il massimo perché poi ci aspettano altre trasferte molto difficili. Noi sapevamo che venire qui non era facile, venire qui a fare il risultato, infatti quello che ci era stato chiesto è di giocare il meglio possibile, uscire dal campo a testa alta e poi tutto quello che sarebbe venuto sarebbe stato tanto di guadagnato. Loro sono una squadra molto competitiva, hanno atlete di livello, è una squadra che è stata fatta sicuramente per vincere, per arrivare tra le prime posizioni del campionato. Al di là di questo noi sicuramente siamo partite bene nel primo set, eravamo molto più combattive, molto più pronte, sia in attacco che in difesa, in copertura. Poi abbiamo allentato la corda, loro hanno continuato ad ingranare con il loro gioco e la differenza è venuta tutta fuori. E sicuramente anche il fatto che mancava un'Alessandra Labate può aver magari influito, anche se Fabiola comunque il suo l'ha fatto, quindi diciamo che ci dobbiamo ancora trovare e migliorare su tanti fondamentali. Sicuramente in casa dovremo chiudere tutte le partite perché sappiamo che a San Vito il pubblico aiuta tanto. E lì fa anche vincere le partite, quindi Onoratico sarà anche una squadra molto più alla puntata e